Adora mangiare mele? Sì, sicuramente, caposquadra. Ma perché caposquadra dovrebbe amare mangiare le mele? Ma scusate un attimo, ma chi l'ha deciso questo? No, comunque. Oggi siamo su Akinator col solito ventilatorino che fa un rumore assurdo, ma ragazzi si muore dal caldo. E un'altra cosa, volevo assolutamente fare questo. Friuffa e tutti sono otti di pure fibre italiane. In questo video saremo su Akinator, questo video di Fortnite chiaramente. Era da tantissimo che non facevo la intro al mio vecchio stile, penso proprio che riprenderò a farla, ma soprattutto la rifarò solo se arriviamo a 5000 like sotto questo video. Inoltre ragazzi vi invito a iscrivervi e attivare la campanella se ancora non fosse stati, e a supportarmi nello shop con il codice supporto al creatore OctiPPI, come leggete qua sotto. Detto ciò, di cosa parlerà questo video? Mi sono sempre chiesto, ma Akinator le sa trovare le skin di Fortnite oppure no? La risposta è sì, perché chiaramente lo so, altrimenti non avrei fatto questo video. Però voglio vedere se riesce a trovare certe skin che io ho deciso e che insieme a lui scopriremo se effettivamente le sa trovare oppure no. Ma prima, per spiegarvi un po' come funziona Akinator, Akinator in pratica è un cercatore di persone famose barra di persone conosciute, e a volte anche di animali, di cose, insomma personaggi dei cartoni eccetera. In questo caso, per farvi un esempio, cercherò me. Quindi il tuo personaggio è una femmina? No. Ha i capelli? Direi di sì. Combatte? Direi di no. È nato in Italia? Direi di no. È reale? Direi di sì. Ha a che fare col mondo dello sport? Assolutamente no. Ha a che fare con la musica? Assolutamente no. Vive in America? No. È morto? No. Ha più di 35 anni? No. Ne ho 20. È uno youtuber? Sì. Parla italiano? Sì. Fa video su Minecraft? No. È quasi pelato? Spero di no. Gioca indie horror? No. Ha a che fare con il mondo dei videogiochi? Sì. Ha a che fare con Fortnite? Sì. Inizia per L? No. Ha la maglia col numero 7? No. Abita in Vietnam? Direi di no. Almeno che io non mi sia trasferito, boh. È diverso dagli altri la sua specie? Direi di no. È famoso grazie ai Pokémon? No. Mattiz, hai sbagliato. Il tuo personaggio romano? No. Ha raggiunto più di 1 milione di iscritti? No. Ha la patente? Sì. Indossa spesso un cappello? Sì. È un essere umano? Sì. Viene dall'Abruzzo? No. Ha tutte le dita? Sì. Indossa un cappellone? Sì. Occhi, pura fibra italiana. Perché non c'è la foto? Ok, ora c'è la foto. Benissimo, mi ha trovato, perfetto. Iniziamo a cercare la prima skin, che chiaramente è quella del Cavaliere Nero. È famoso grazie a YouTube? No. Ha più di 19 anni? No. Vive nella tua stessa casa? No. È maschio? Sì. La conosce di persona? No. È reale? No. Ha i capelli? Non lo so. Si veste sempre di nero? Sì. Fa parte di Fortnite? Sì. È un cavaliere? Sì. Cavaliere Nero. Boh, raga, è stato velocissimo, cavolo. Di questo passo non arrivo mica ai 10 minuti di video. Forza, Akinator, devi essere più lento. Che diamine. Giochiamo di nuovo. Stavolta il personaggio sarà la Renegade Trader. Parla italiano? No. Ha un cellulare? No. È femmina? Sì. Ha i capelli colorati? No. Indossa una maschera? No. Fa parte di Fortnite? Sì. Indossa spesso un cappello? Sì. Ha braccia e gambe? Sì. Ha avuto a che fare col fascismo? No. Ha una t-shirt a righe? No. Parla in spagnolo? No. È di colore? No. Guida un elicottero? No. Un elmo, un casco? Sì. Fa parte del cast di iCarly? No. Ha a che fare con il colore verde? No. È prezioso? Sì. Si veste sempre di nero? No. È di iCarly? Ha a fare con il... No. È prezioso? Sì. Sempre di nero? No. È di iCarly? È prezioso, sì. La specialista delle scintille ti sta dando rogne, eh? Però se lo dico ad alta voce magari indovina. Dai! Il tuo personaggio è un fantasma? Direi di no. Innamorato di qualcuno? Direi di no. All'aspetto di un animale? No. Indossa un elmo, un casco? No. A che fare col mondo dei morti? No. Si esibisce sul palco? No. Inizia per L? No. Realizza video musicali? No. Indossa spesso un cappello? No. Un nome d'arte? No. Italo-inglese? No. I capelli rosa? Aspettate un attimo, non mi ricordo. Allora, i capelli blu e basta, ok. No. Fu sparato? No. È un procione? No. Produce elettricità? Specialista le scintille, possiamo dire probabilmente. Si veste sempre di nero? No. Hai capelli scuri? Sì. È prevalente il nero? No. Ramirez? No. Hai sbagliato, continuare? Sì. Ha una relazione con un rapper italiano? Specialista le scintille, che ci racconti? Vive a Lavarone? No. Ha una ciocca di capelli colorati? Sì. Ha a che fare con il verde? No. Respira? Probabilmente. Indossa vestiti umani? Sì. Ha i piedi? Sì. È un Saiyan cresciuto sulla terra? No. Ha a che fare con gli unicorni? No. 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 Sì. È legato al colore giallo? No. È spaventoso? No. Sa ballare? Sì. Ha un tatuaggio? Probabilmente. Si veste di blu? Sì. Ha un cappello? No. Come ha fatto a indovinarlo? Tipa della season 2 arcobaleno. Come ha fatto a indovinarlo?
Come ha fatto a indovinarlo? Ma che cavolo! Andiamo con la Ghoul Trooper adesso. Andiamo con la Ghoul Trooper. Il personaggio è femmina? Sì, ha i capelli rosa? No. È leggendario? No, è epico in realtà. Indossa spesso un cappello? No. Fa parte di Fortnite? Sì. Ha a che fare col mondo dei morti? Sì. È un personaggio verde? Sì. Utilizza attrezzature di... Raga, io non ho parole. Adesso andiamo con la Recon Expert o col Cavaliere Milite Teschio? Andiamo con la Recon Expert. È una donna? Sì. È nato a maggio? Non lo so. La conosce di persona? No. Ha poteri speciali? No. Appare in super? No. È nato in Italia? No. È reale? No. Fa parte di un videogioco? Sì. Usa le pistole? Sì. Fa parte di Fortnite? Sì. Ha mai indossato una maschera? No. Ha a che fare con gli unicorni? No. Indossa spesso un cappello? Sì. Ha i capelli rosa? No. Ha le braccia e le gambe? Sì. Ha avuto a che fare col fascismo? Spero di no. Il personaggio competitivo è quello di uccidere le persone? Sì. Indossa un elmo, un casco? Sì. Guida una moto? No. Ha recitato in Spider-Man? No. È antipatico? Non lo so. È di colore? Sì. Ha la pelle scura? Se è di colore, è ovvio che ha la pelle scura. Ha la pelle chiara? No. Raga. Come cavolo fa? Ma scusa un attimo, Pinocchio. Mi è venuta una curiosità. È femmina? No. Indossa una maschera? No. Ha a che fare con Fortnite? Sì. Ha i capelli biondi? No. Si veste sempre in nero? No. Ha i capelli? Sì. È reale? Sì. Fa parte dei Mates? No. Non è Stephanie. È nato in Italia? No. Ha avuto i capelli blu? Sì. È ninja? No. Ha vinto Grande Fratello? No. È uno youtuber? Sì. Parla italiano? Sì. Famoso grazie a Minecraft? No. Non inizia per L? Non è grasso. Ha i capelli colorati? No. Porta gli occhiali? Probabilmente. È di Bari? No. È una ballerina? No. È innamorato di Violetta? Non penso proprio. No. È un essere umano? Sì. Ha tutte le dita? Sì, le ho tutte. Otti, benissimo. Non si sa come ha indovinato che sia io, ma la cosa che mi interessa è: cercato 365 l'ultima volta oggi alle 16:48. Mi sono cercato io prima. È vero. Pacco, volevo sapere quando sono stato cercato prima. Raga, io voglio vedere tutte le skin di Fortnite. Vediamone una famosa. Calamity. Cerchiamo Calamity. No. Il corvo. Ecco, il corvo. Il corvo. Vai, let's go. Let's go, il corvo. Il tuo personaggio è una donna? No. È un cantante? No. È famoso? No. Ha le mani? Sì. È reale? No. Fa parte di un cartone? No. È buono? No. Ha i capelli? No. Fa parte del genere horror? Forse era sì, correggi. Sì. Il personaggio ha le rughe? No. Viene dal Belgio? Non penso. Ha a che fare con il sole? No. Fa parte del collegio? No. Indossa i vestiti? Sì. È un giocatore di golf? No. Si veste sempre nero? Sì. Giacca e cravatta? No. Non è John Wick. Fa parte di Fortnite? Sì. Porta dei baffetti? No. È un capitano di una squadra? No. Ha una maschera con un teschio? No, non è il milite teschio. Il tuo personaggio gira video? No. No. Ha le piume? Sì. È un corvo? Sì. Skin corvo. Raga, io non ho parole. Indovinato 12.000 volte. L'ultima volta oggi alle 16:06. Io vorrei capire chi è che alle 16:06 cerca il corvo. Sarà un altro youtuber che vuole fare lo stesso video. Ah, te l'ho rubato io. Cerchiamo un'altra skin, magari meno conosciuta. Facciamo valore. Io, se trova valore, chiudo tutto. Se trova valore, chiudo tutto. Il loro personaggio è un youtuber? No. A che fare con Fortnite? Sì. Indossa vestiti femminili? Sì. Ha mai indossato una maschera? No. È noto per la sua velocità? No. A che fare con gli unicorni? No. È rappresentato con una foto nuda? Guarda che faccia che fa. No. Indossa spesso un cappello? No. Inizia per L? Valore? No. Ha a che fare con il mondo dei morti? No. Esiste davvero? No. Ha i capelli scuri? No. Ce li ha rossi. Vive con il padre? No. Ha i capelli colorati? Sì, dai, i rossi sono colorati. Ha a che fare con il verde? No. È colore arcobaleno? No. Veste di rosso? Sì, dai. Fa parte di un telefilm? No. Il tuo personaggio è biondo? No. Sa camminare? Sì. Indossa un cappuccio? No. Fa parte di Fortnite? Sì. Ha un vestito rosso? Sì. È un cavaliere? No. Ha interpretato un supereroe? Sì. Io non ho parole! Come fa? Valore? Poi chi ha trovato queste immagini di valore? Skin di Fortnite, supereroe? Sì. Indovinato 862 volte, l'ultima volta alle 15:49 di oggi. Di oggi! Boh. Io non ho parole. Cerchiamo una skin che penso non indovinerà mai neanche. DJ Yonder, dai, non può trovare DJ Yonder. Non può trovare DJ Yonder. Non può trovare DJ Yonder. Ha un canale YouTube di videogame? Non penso. Personaggio combatte? Sì. È una femmina? No. Si veste sempre di nero? No. Ha i capelli biondi? No. Fa parte di Fortnite? Sì. Ha a che fare col colore blu? No. Ha a che fare con il cibo? No. Indossa una maschera? Sì. Ha una maschera di un teschio? No. Ha un suo CD di canzoni? Penso sia un DJ. Indossa sempre un vestito bianco? No. Viene dall'estero? Non lo so. È un lama? Sì. Ma io non ho parole! 1700 volte, l'ultima volta oggi alle 14:42. Io ho sempre il sospetto che qualche youtuber stia cercando di fare... Basta, adesso una skin completamente a caso.
Dai, non può trovare Acivat. Non può trovarlo Acivat. Non esiste. Non può trovare. Veste sempre di nero. No. È una femmina. No. Ha i capelli biondi. No. Fa parte di Fortnite. Sì. Ha i capelli. Sì. È uno youtuber. No. Acivat non è uno youtuber. È leggendario. No. È epico. Quindi no. È biondo. No. È una donna. No. Ha i capelli scuri. Sì. È di colore. No. Ha i capelli lunghi. Sa parlare. Direi di sì. È reale. No. È il capo di una squadra. No. Usa le pistole. Sì. Indossa una maschera. No. Canta con un altro cantante? No. Ha mai vinto su Fortnite? Sì. Indossa sempre giacca e cravatta? No. Indossa abiti maschili? Sì. È in grado di controllare le condizioni meteorologiche? No. Fa parte del regno dei morti? No. Ha i capelli neri? No. Marroni? È ricco? Non lo so. Battlehawk? Hai sbagliato. Ha la barba lunga? Sì. Adora mangiare mele? Sì, sicuramente. Caposquadra. Ma perché caposquadra dovrebbe amare mangiare le mele? Ma scusate un attimo, ma chi l'ha deciso questo? No, comunque, continuare. Ha Civat Fortnite? Ma allora c'è! Ma allora c'è! Personaggio già indovinato 72-79 volte, ultima volta oggi un'ora fa. Io non ci credo che qualcuno ha cercato Acivat un'ora fa. Io non ci credo proprio.